Buonasera, sono con Luca Pingitore, presidente di OTA, Viaggiatori Indipendenti, un viaggiatore instancabile con una scelta e una meta molto particolare, la Corea del Nord. Come mai? Innanzitutto, Innanzitutto, buonasera a buonasera a tutti. tutti. La La scelta scelta della della Corea Corea del del Nord Nord è è un un po', po', diciamo, diciamo, il il sogno sogno di di ogni ogni viaggiatore, viaggiatore, no? no? Perché è Perché è un un mondo mondo che è che è completamente completamente diverso, diverso, non non abbiamo abbiamo tante tante notizie e notizie e quindi quindi c'è c'è sempre la sempre la voglia di voglia andare a di scoprire andare a un posto scoprire un nuovo, è nuovo, è un un posto posto per per molti molti aspetti aspetti misterioso, misterioso, anche anche se se pieno pieno di di pregiudizi, pregiudizi, ci ci sono sono tanti tanti pregiudizi pregiudizi che che noi noi leggiamo, leggiamo prendiamo prendiamo dai dai media, media, dai nostri nostri giornali, dalle giornali, dalle nostre nostre TV. TV. Quindi Quindi anche anche un un po' po' l'interesse di l'interesse di andare a andare a scoprire scoprire davvero davvero cosa cosa si si cela cela dietro dietro questa questa cortina, cortina, questa questa cortina cortina fumogena fumogena che che circonda circonda come come un un alone alone molto molto impenetrabile impenetrabile questa questa Corea Corea del del Nord. Nord. Quindi Quindi la la voglia di voglia di andare andare in in Corea Corea avevo avevo da da tanto, tanto, da da tanto tanto tempo tempo e e poi poi finalmente finalmente ho ho avuto avuto la la possibilità possibilità di di andare, andare, di di recarmici. recarmici. Abbiamo avuto notizie a strozzo della Corea del Nord. Non ci sono, non abbiamo nemmeno, molte volte vediamo solamente grandi parate, queste città, molto la capitale, che sembra, assomiglia un po' a quelle della nomenclatura comunista. Ma come si vive effettivamente in Corea del Nord? Allora, Allora, è è ovvio ovvio che che io io posso posso parlare parlare riguardo riguardo la la mia mia esperienza esperienza che è che è durata durata una una settimana, settimana, quindi quindi è è anche, anche, diciamo, diciamo, da da turista, turista, quindi quindi non non è è un'esperienza, non non posso posso dare dare delle delle risposte risposte esaurienti, esaurienti, però però posso posso dire dire quello quello che che ho ho visto visto io. io. E E già già quello quello che che ho ho visto visto io, io, almeno almeno per per la la mia mia personale personale opinione, opinione, è è un un po' po' diverso diverso da da quello quello che che hanno hanno visto visto in in tanti tanti o o vogliono vogliono vedere vedere in in tanti. tanti. Perché Perché sì, sì, quando quando arrivi. arrivi. Io Io quando quando sono sono arrivato, arrivato, ricordo ricordo questo questo tragitto tragitto dall'aeroporto dall'aeroporto alla alla città, città, la la capitale, capitale, Pyongyang, Pyongyang, e e mi mi sembrava sembrava di di essere essere in in un un posto posto fasullo. fasullo. Mi Mi sembrava, sembrava, mi mi ricordavo ricordavo un un po' po' il il Truman Truman Show, Show, il il famoso famoso film film Truman Truman Show. Show. Mi Mi sembrava sembrava queste queste persone persone che che si si vedevano vedevano per per strada, strada, che che camminavano camminavano a a piedi o piedi o in in bicicletta, bicicletta, queste queste pochissime pochissime persone che persone che si si vedevano, vedevano, mi mi sembravano sembravano fasulle. fasulle. C'era C'era qualcosa qualcosa che che non non mi mi tornava tornava ed ed ero. ero. Cercavo Cercavo di di capire, capire, ero ero molto molto sorpreso, sorpreso, anche anche quando quando siamo siamo entrati entrati in in città città era era tutto tutto particolare, particolare, era era strano, strano, ma ma poi poi ho ho capito capito cos'era cos'era la la cosa cosa che che mi mi ha ha creato creato questa questa impressione. impressione. Era Era la la quasi quasi totale totale assenza assenza di di automobili, automobili, la la totale, totale, quasi quasi totale totale di di assenza assenza di di slogan slogan e e di di poster poster pubblicitari. pubblicitari. E E quindi quindi era era un'atmosfera un'atmosfera che che davvero davvero non non siamo, siamo, a a cui cui noi noi non non siamo siamo abituati, abituati, perché perché noi noi quando quando usciamo usciamo per per strada strada qui qui abbiamo abbiamo le insegne le insegne pubblicitarie, pubblicitarie, abbiamo i abbiamo i negozi negozi con con i i cartelloni cartelloni pubblicitari, pubblicitari, con con le le scritte, scritte, ristorante ristorante da da Mario, Mario, parrucchiere parrucchiere da da Gigi. Gigi. Lì Lì non non c'è c'è niente niente di di tutto tutto questo, questo, o o quasi quasi per per nulla, nulla, c'è c'è pochissimo, pochissimo, e e quelle quelle pochissime pochissime cose cose che che ci ci sono 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 ovviamente ovviamente scritte scritte in in coreano, coreano, che che per per noi noi possono possono sembrare sembrare visivamente visivamente dei dei piccoli piccoli disegni, disegni, e e soprattutto soprattutto quello quello che che c'è c'è maggiormente maggiormente sono sono le le effigi effigi dei dei cosiddetti, cosiddetti, come come li li chiamo chiamo io, io, i i padri padri della della patria, patria, quindi quindi Kim Kim Il-sung, Il-sung, Kim Kim Jong-il, Jong-il, che che sono sono rispettivamente rispettivamente il il nonno nonno e e il il padre padre dell'attuale dell'attuale presidente presidente della della Corea Corea del del Nord, Nord, Kim Kim Jong-un. Jong-un. E E le le effigi, effigi, come come le le statue, statue, sono sono esposte esposte quasi quasi dovunque. dovunque. E E un'altra un'altra cosa cosa che che dicevo è dicevo è comunque comunque anche anche l'assenza l'assenza di di automobili. automobili. Anzi, Anzi, a a Pyongyang Pyongyang già già qualcosa, qualcosa, la la capitale, capitale, già già qualcosa qualcosa si si vede vede di di più. più. Ma Ma per per il il resto resto del del paese, paese, macchine macchine quasi quasi impossibile impossibile vederle, vederle, poi poi se se ne ne vedono vedono pochissime. pochissime. Quindi una città deserta in generale, o vissuta, come è vissuta la città da parte della popolazione? No, No, allora allora diciamo diciamo che che non è non è deserta deserta perché perché persone persone ne ne ho ho viste viste tante tante in in giro giro e e ho ho avuto avuto anche anche la la possibilità possibilità di di camminare camminare per per strada, strada, ovviamente ovviamente sempre sempre accompagnato accompagnato dalla dalla guida guida e e dalla dalla controguida, controguida, diciamo, diciamo, sono sono due due accompagnatori, accompagnatori, sei sei sempre sempre accompagnato accompagnato da da due due accompagnatori, accompagnatori, ovviamente. ovviamente. E E la la città città è è viva, viva, l'ho l'ho vista vista anche anche di di sera, sera, molta molta gente gente per per strada, strada, soprattutto soprattutto perché perché forse forse era era anche anche un un periodo periodo molto, molto, era era agosto, agosto, quindi quindi è è un un periodo periodo caldo, un caldo, un periodo, periodo, diciamo, diciamo, di di
comunque di, comunque non non voglio voglio dire di dire di vacanza vacanza, perché lì non è la vacanza, però però comunque è comunque un è un periodo, periodo essendo un periodo estivo estivo col col caldo, caldo, c'era c'era parecchio parecchio caldo, caldo, quindi quindi molta molta gente gente la la vedevi vedevi per per strada strada che che camminava, camminava, indaffarata indaffarata sui sui tram tram soprattutto soprattutto perché i perché i mezzi mezzi pubblici pubblici ci ci sono. sono. Oppure Oppure la la sera sera ricordo ricordo queste queste scene scene vicino vicino alla alla piazza, piazza, fuori fuori la la stazione stazione ferroviaria, ferroviaria, non non c'è c'è la la piazza, piazza, la la stazione stazione ferroviaria, ferroviaria, tanta tanta gente gente che che stava stava anche anche lì lì a, a, diciamo, diciamo, a a perdere perdere tempo, tempo, oppure oppure esistono esistono questi questi baracchini baracchini dove dove offrono offrono da da mangiare e mangiare e da da bere bere e e molta molta gente gente era era lì lì che che era era seduta seduta e e magari magari sorseggiava sorseggiava una una bevanda bevanda o o mangiava mangiava qualcosa. qualcosa. Ovviamente Ovviamente tutti tutti questi questi posti posti non non sono sono posti posti in in cui cui noi, noi, in in cui cui io io sono sono potuto potuto andare andare perché perché sono, sono, li ho li ho potuti potuti vedere vedere passando, passando, ma ma non, non, di di sicuro sicuro non, non, non non ero, ero, non non che che non non ero ero ammesso, ammesso, ma ma il il programma programma del del turno turno prevedeva prevedeva di di andare andare a a vedere vedere questi, questi, di di entrare entrare magari magari fermarti fermarti ad ad un un baracchino baracchino o o fermarti fermarti in in un, in un, in qualsiasi qualsiasi posto posto che che tu tu hai voglia di vedere, vedere, perché è perché è tutto tutto un un programma programma molto molto serrato serrato e e devi devi seguire seguire quello quello che che ti ti dicono dicono le le guide. guide. Quali sono stati i divieti comunque che le sono stati imposti? Allora, Allora, io ero io ero partito partito con con questa questa idea idea del del divieto divieto di di fotografare, fotografare, il il divieto divieto di di allontanarmi, allontanarmi, da, il da, il divieto divieto di di non non seguire seguire le le imposizioni imposizioni della della guida. guida. In In realtà realtà sulla sulla fotografia fotografia ho ho trovato trovato libertà libertà quasi quasi assoluta, assoluta, nel nel senso senso che che c'era c'era stato stato detto, detto, ma ma in in maniera maniera blanda, blanda, di di non non fotografare fotografare ovviamente i ovviamente i militari militari o o eventuali eventuali postazioni postazioni militari militari che che non non abbiamo abbiamo visto, visto, ma ma questo questo in in teoria teoria è è una una regola regola che che vige vige un un po' po' in in tutto tutto il il mondo mondo in in realtà. realtà. Per Per il il resto resto cioè, ho potuto fotografare quello che volevamo volevamo vedere, vedere, non non ero ero solo solo ovviamente ovviamente in in questo questo gruppo gruppo di di turisti, turisti, chiamiamo chiamiamo così, così, erano erano con con altre altre persone, persone, siamo siamo stati stati liberi liberi di di fotografare. fotografare. L'unica L'unica libertà libertà che che non non hai hai però però è è quella quella di di fotografare, fotografare, di di spostarti spostarti per per fotografare, fotografare, nel nel senso senso se se tu tu sei sei in in un un punto punto e e c'è c'è da da vedere vedere un un tal tal monumento, monumento, tu tu non non puoi puoi neanche, neanche, non non hai hai la la facoltà facoltà neanche neanche di di attraversare attraversare la la strada strada perché perché magari magari hai hai notato notato qualcosa qualcosa di di particolare particolare dall'altro dall'altro lato lato della della strada, strada, all'altro all'altro lato lato della della piazza, piazza, non non hai hai la la facoltà facoltà di di farlo. farlo. Quindi Quindi al al massimo massimo puoi puoi fare fare una una zoomata zoomata con con la la macchina macchina fotografica. fotografica. Un'altra Un'altra imposizione imposizione era era quella quella quando quando tu tu sei sei con con questo questo bus bus che che ti ti porta, porta, questo questo pullmanino pullmanino sei sei portato portato fuori fuori nel nel proseguo proseguo del del tour, tour, quindi quindi in in altri altri villaggi, villaggi, in in altre altre località, località, e e vedi, vedi, non non lo lo so, so, qualcosa qualcosa di di interessante. interessante. Quante Quante volte è volte è capitato capitato che che in in viaggio viaggio uno uno dice dice aspettiamo, aspettiamo, fermiamoci fermiamoci un un secondo, secondo, facciamo facciamo due due foto foto a a questa, questa, non non lo lo so, so, questa questa cosa cosa che che si è si è vista vista fuori, fuori, questo questo prato, prato, questa questa montagna, montagna, questa questa costruzione, costruzione, lì lì non non è è possibile possibile farlo. farlo. Quindi Quindi tu tu puoi puoi fare fare delle delle foto foto in in movimento, movimento, che che ovviamente ovviamente ti ti vengono vengono male, male, devi devi scattare, scattare, devi devi cogliere cogliere l'attimo. l'attimo. E E questa è questa è un'imposizione un'imposizione che che poi poi un un po' po' ha ha pesato, pesato, questo questo almeno almeno per per me me ha ha pesato, pesato, perché perché sulla sulla strada strada fuori fuori Pyongyang Pyongyang c'erano c'erano tanti tanti spunti spunti interessanti interessanti da da poter poter fotografare, fotografare, ma ma non non è è stato stato possibile possibile o o sono sono venute venute tante tante fotografie fotografie mosse, mosse, perché perché non non c'è c'è possibilità possibilità di di fermarsi. fermarsi. Il Il programma programma deve deve essere essere ben ben seguito seguito e e ben ben organizzato. organizzato. Ha Ha potuto potuto interagire interagire con con la la popolazione popolazione locale? locale? Allora, Allora, io io ero ero partito partito un un po' po' con con l'intento l'intento di di provare provare a a fare fare questo, questo, fare fare ciò. ciò. In In realtà realtà l'unica l'unica interazione interazione che che abbiamo abbiamo avuto avuto sono sono state state quelle quelle con con le le nostre nostre due due guide, guide, ovviamente, ovviamente, col col nostro nostro autista, autista, che che c'è c'è anche anche ovviamente ovviamente l'autista l'autista del del bus, bus, e e qualche qualche parola parola scambiata scambiata con con le le cameriere cameriere dei dei ristoranti ristoranti in in cui cui andavamo a andavamo a mangiare, mangiare, quindi quindi qualche qualche piccola piccola parola, parola, qualche qualche piccola piccola battuta battuta che che però però terminava terminava lì. lì. Per Per il il resto resto non non abbiamo abbiamo avuto avuto nessun nessun contatto contatto con con la la gente gente esterna, esterna, anche anche se se siamo siamo stati stati vicini vicini alla alla gente, gente, abbiamo abbiamo viaggiato, viaggiato, abbiamo abbiamo fatto fatto delle delle corse corse in in metropolitana, metropolitana, abbiamo abbiamo fatto fatto delle delle passeggiate, passeggiate, ma ma la, la, in in realtà realtà la la gente è gente è un un po' po' come come se se non non fosse fosse interessata interessata allo allo straniero. straniero. E E io ho io ho pensato pensato due due cose. cose. La La prima prima è è che che sicuramente sicuramente c'è c'è questa questa sorta sorta di di timore timore nel nel parlare parlare con con lo lo straniero straniero perché perché diciamo diciamo che che non non piace piace tanto tanto al al governo governo nordcoreano nordcoreano di di dar dar confidenza confidenza allo allo straniero. straniero. Però Però poi poi è è anche anche vero vero che in che in realtà realtà chi chi viaggia viaggia in in Nordcorea Nordcorea ha ha sempre sempre questo questo interesse interesse verso verso il il nordcoreano, nordcoreano, anche anche di di fotografarlo, fotografarlo, di di cercare cercare di di avvicinarlo, avvicinarlo, così. così. E E capisco capisco anche anche che che ci ci possa possa essere essere anche anche una una sorta sorta di di forma forma di di timidezza timidezza da da parte parte della della persona, persona, perché è perché è come come se se tu tu cammini cammini nelle nelle nostre nostre strade, strade e e vedi, vedi, arriva arriva un un gruppo gruppo di di turisti, turisti, magari magari ti ti arriva arriva il il
una sorta di mentalità di non dover avvicinare, non dare troppa confidenza allo straniero, ecco. Per quanto riguarda invece la sua urbanistica, la sua vita, lei ha visto questi alveari umani, queste grandi piazze dove si fanno le parate che noi tutti siamo abituati a vedere in televisione? Che effetto le hanno fatto? Allora, come architettura è molto simile a quella dell'ex Unione Sovietica, per chi ha visto i tempi dell'Unione Sovietica o per chi ha viaggiato nei paesi dell'ex URSS, quindi non lo so, può ricordare Kiev, può ricordare Mosca, può ricordare le periferie di Samarcanda, molto simile ovviamente come architettura. Lo stesso poi la si trova anche per dire in Cina, a Pechino, voglio dire, esistono questi grossi palazzoni, questi grossi alveari, questi condomini ad alveari. Lo stesso ricorda, lo stesso anche a Pyongyang, del tutto simile. L'unica cosa è che ultimamente hanno ricominciato un pochino a ridare una sorta di pulizia di queste architetture, nel senso hanno iniziato a ridipingerle, quindi trovi dei quartieri con dei palazzi tutti verdi, dei quartieri con dei palazzi tutti rossiccio, hanno iniziato a dar colore al grigiore dell'architettura realista, architettura diciamo socialista, ecco, con quale è stata costruita poi la città di Pyongyang. E riguardo invece queste grandi parate, sono stato proprio nel periodo in cui stavano provando le parate che poi si sarebbero dovute svolgere nel successivo settembre, e si vede questa miriade di persone, queste migliaia di persone che si muovono all'unisono. In quel momento erano tutti, in quei giorni erano tutti vestiti di bianco, che era un po', diciamo, il colore della maglietta di prova, perché poi sarebbero stati alla parata ufficiale sarebbero stati vestiti in maniera colorata, i famosi Arirang, dove tutti fanno delle coreografie, quindi ognuno fa un proprio movimento e lo fa in maniera perfetta per non sbagliare. Poi sono quelle spettacolari scenografie che poi noi vediamo anche nelle immagini. Ed è stato anche vederli comunque provare solamente vestiti di bianco, quindi magari con varie interruzioni, è stata davvero una cosa incredibile, perché vedere migliaia di persone che si muovono all'unisono o una sorta di danza anche all'unisono è qualcosa di incredibile. Lei ha parlato di Truman Show, quindi si è sentito spiato in qualche modo. No, spiato no, mi sono sentito un po' chiuso nella mia libertà di movimento, quello sì, perché tu non puoi, anche in albergo stesso, tu non puoi muoverti, nel senso puoi stare in albergo, puoi fare quello che vuoi, perché l'albergo è dotato un po' di tutto, c'è il negozio, c'è il negozio di souvenir, c'è il negozio diciamo, alimentari, chiamiamolo così, c'è il bowling, c'è il ping pong, puoi fare la sauna, scusate, puoi fare dei massaggi. Quindi c'è il ristorante dove tu puoi mangiare e sorseggiarti una birra oppure una grappa coreana, quindi sei libero all'interno di questo piccolo mondo che è questo albergo, però in realtà non puoi uscire. In realtà non è che non puoi uscire, che ci sono le guardie armate che ti sparano appena esci, no, a parte tu già lo sai e non vai lì per provocare, quindi sai che non devi uscire. E non esci, non avrebbe senso. È ovvio che poi se tu esci da un albergo, sei facilmente comunque riconoscibile, perché sei un occidentale in mezzo a dei coreani, alla fine sei subito rintracciabile, poi potresti incorrere in qualche problema. Ma l'importante è andare lì accettando un po' quella che è la loro organizzazione, ecco. Sicuramente, sinceramente, non fai per provocare, o almeno io non sono andato per provocare, quindi sapevo che le regole erano quelle e mi sono attenuto alle regole e nessun problema. Anche perché poi le guide sono molto amichevoli, e si scherza, si parla. Tra l'altro, la nostra guida in quel caso parlava, una delle due parlava anche italiano, quindi è stato anche un po' più semplice anche comunicare. Lei ha avuto difficoltà nell'entrare in Corea? Com'è stata la prassi per entrare in Corea? Soprattutto al check-in, quindi che tipi di controlli in un Allora, paese questa era così una... misterioso? sì, questa è un'altra cosa su cui avevo sentito tanto parlare, tante problematiche. In realtà non l'ho trovata molto difficile, ho trovato molto più controlli in uscita e in entrata dalla Cina, perché sono andato e tornato ovviamente volando da Pechino. Ho
Ho trovato molto più controlli all'uscita, quindi dalla Cina verso la Corea del Nord ed entrando in Cina dalla Corea del Nord sul versante cinese rispetto al versante coreano. Il versante coreano è stato molto, alla fine è stato veloce, non hanno controllato, oramai puoi tenere con te il cellulare, quindi lo puoi utilizzare anche per fare fotografie. Ovviamente il cellulare tanto non funziona internet, quindi non funziona né internet né la telefonia, quindi alla fine il cellulare rimane solo l'oggetto con cui poter fare delle fotografie. Hanno controllato questo sì, i libri, eventuali libri, eventuali quotidiani che uno ha con sé in valigia, e questo sì, e racconto un aneddoto particolare, una persona che era con me è stata sequestrata dal giornale, qua aveva il quotidiano La Repubblica. Di sicuro non l'hanno sequestrato perché si trattasse stata della Repubblica, ma forse il nome un po' Repubblica gli ha dato un po' di sospetto per questo. Però i controlli non sono stati così pesanti. Anche l'uscita, nessuno ha controllato neanche le nostre fotografie. No, no, no. Questo devo dirle che in realtà è cambiato un po' la situazione in Corea del Nord. In un certo senso si è un po' aperta, diciamo così, tra virgolette, da quando c'è Kim Jong-un, l'attuale presidente. Quindi dal 2011, se non erro, si è leggermente un po' più aperta. E anche i controlli di cui avevo sentito parlare per strada, postazioni militari, non ne abbiamo visto. Ho visto solamente chiamiamoli dei posti di blocco all'entrata e all'uscita delle città, da Pyongyang e dalle altre piccole città, ma questa è una funzione che esiste anche ancora e in voga anche per esempio in Russia. Sono dei posti di blocco più che altro per la sicurezza, per evitare che magari qualche malintenzionato possa muoversi tra le varie città. Tra l'altro, in Corea del Nord sembra che malintenzionati o ladri o criminali non esistano, perché non abbiamo avuto nessuna impressione negativa da questo punto di vista. Voglio raccontare questo piccolo aneddoto. Lasciamo nella tratta sulla questa specie di autostrada che c'è in Corea del Nord, che è un'autostrada per chilometri, non vedi macchine, ma vedi solamente biciclette o persone che camminano a piedi, persone che sono anche sedute sul ciglio dell'autostrada a aspettare che qualcuno forse li venga a prendere con un camion, che a volte utilizzano questi contadini, salgono su di camion 10-20 persone e vengono portate dai posti di lavoro a casa. Ci siamo fermati in questa specie di autogrill, chiamiamolo così, è un posto ristoro dove c'era solamente una bancarella con quattro biscotti e due lattine di bevande, è un bagno ovviamente. Lasciamo tutto sull'autobus, l'autobus aperto, l'autobus parcheggiato in mezzo all'autostrada praticamente, e qualcuno dice: "Oh cavolo, ho lasciato il portafoglio sull'autobus", e la guida dice: "Non vi preoccupate, qui non esiste niente, perché da voi c'è il capitalismo e da noi c'è il socialismo". Ci Quindi, fece questa questa battuta, diciamo. battuta, ma prodotti europei, occidentali in genere ci sono? La famosa Coca-Cola, ecco, che ha aperto le No, porte. no, 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 no. Ci sono delle bevande o coreane o più che altro cinesi, quindi c'è una sorta di, ricordo questa specie di Sprite, che era cinese in realtà o coreana, non ricordo bene, ma era locale. C'era, ricordo, questa grappa locale. Forse l'unica cosa che, se non ricordo male, che ho visto sono stati un paio di liquori, ma nel ristorante dell'albergo, che essendo comunque per stranieri. Quindi forse magari lì questo girava. Il resto tutta roba locale, anche la birra coreana, che tra l'altro è pure discreta nel gusto. No, no, roba, o almeno questo per quello che ho visto io. Poi ovviamente, magari avendo più tempo a disposizione, potendo viverci, magari forse qualcosa spunta, ma è difficile. In gruppo è andato da solo o c'erano altri italiani? Sono andato con un gruppo di italiani perché per entrare in Corea del Nord è quasi, devi per forza appoggiarti al, chiamiamolo così, il Ministero del Turismo locale, che dà in concessione la possibilità di viaggiare ai vari tour operator sparsi nel mondo. Quindi la possibilità, tu devi per forza aggregarti a un tour operator. In Italia, negli Stati Uniti, in Germania, in Cina, ce ne sono anche tanti che sono anche un po' internazionali. E quindi o trovi il tuo gruppo non lo so, in questo caso eravamo un gruppo di italiani, oppure puoi aggregarti ad un gruppo, non lo so, di un gruppo 5 tedeschi, 2 australiani, 1 austriaco, per esempio. Perché non puoi comunque viaggiare da solo, nel senso, puoi viaggiare da solo, puoi fare richiesta di soldi.
entrare da solo, ma devi sempre tramite un tour operator e sempre può essere sempre accompagnato da una guida e da un'altra. Qualcuno dice il controllore della guida, non lo so, può darsi si controlli la vicenda, ci sta che si controlli la vicenda. In definitiva, una buona vacanza, chiamiamola così. Allora, più che vacanza è un viaggio dove uno deve andare un po', secondo me, preparato, perché devi andare, sai quello che ti aspetta, sai che se comunque può risultare pesante, soprattutto per uno come me che è abituato a viaggiare liberamente, decidere dove andare, anche fare un programma giorno per giorno. Invece lì diciamo, sei chiuso, un po' come noi siamo abituati a vedere questi gruppi di orientali da noi che viaggiano, hanno tutto schedulato al momento, fanno le foto, via, ripartono in bus, vanno al ristorante, poi di nuovo alle 2 hanno un'altra visita, poi ta-ta-ta-ta. Un po' da loro è così, è all'ennesima potenza, è proprio davvero, siamo proprio all'estremismo di questo tipo, questo modo di viaggiare. Ecco, tra l'altro la guida mi disse, raccontando quest'altro aneddoto, mi disse: siamo stati bravi noi come guide, so che tu viaggi, ti porto a me, viaggi spesso, come sono le altre guide in giro per il mondo? E io anche un po' così, per provocarlo, un po' così, in maniera un po' stuzzicata, più che provocarlo, ho detto: quali guide? Io viaggio sempre senza guida, liberamente. E lui è rimasto un po' esterrefatto, un po' dice: come? Non ci sono gli altri posti, si può viaggiare, cioè viaggi liberamente. Ho detto: certo, qual è il problema? Ho detto: io viaggio senza problemi. E mi disse: se non trovi da dormire? E va bene, se non trovo da dormire, io a posto, un po' scherzando, ho detto: se non trovo da dormire, dormirò in stazione la sera, qual è il problema? Mi metto nella stazione e dormo. E lui si fece una risata. Quindi da questo ho potuto capire anche che loro, sì, è vero, c'è un regime, c'è un controllo, ma più che altro è anche un po' l'impostazione che hanno loro mentale, è anche il fatto loro sono sempre della vita in generale, loro sono sempre abituati in quelle condizioni, quindi nascono in quell'ambiente. Quindi lei prima mi ha parlato della Coca-Cola, per esempio, ma se uno non ha mai provato la Coca-Cola in vita sua, non può mancargli la Coca-Cola. Se io non ho provato il vino, il Chianti, non mi può mancare il sapore del vino del Chianti, perché non so neanche cos'è. E loro vivono in questa condizione, la maggior parte della popolazione che non ha viaggiato e non può viaggiare, vive in questo ambiente, quindi per loro il mondo è quello. E come dicevo un po', facevo le battute ai miei compagni di viaggio, che eravamo molti di... Erano vestiti un po' da viaggio, non lo so, col pantalone, con le tasche, con la maglietta un po' quella traspirante, un po' vestiti così. E loro, i coreani, tutti vestiti sempre per bene, eleganti, le ragazze, le donne col tailleur, gli uomini tutti ben vestiti. E dicevo io, ho detto: ma loro ci vedono come personaggi strani, guardate come ci presentiamo noi rispetto a loro, come veniamo vestiti. Questo era per dire che loro, se sei abituato in un mondo che è quello lì, non puoi mancare, ed è difficile sapere quello che c'è oltre il confine, a meno che tu non abbia viaggiato, anche perché loro hanno le notizie dal loro intranet, hanno internet che gira solo in Corea del Nord, quindi le notizie che ci sono quelle lì, quelle che vengono passate. È ovvio che a livello, per esempio, la guida dell'Italia, parlava italiano dell'Italia, sapeva tutto a livello artistico, a livello storico, sapeva tutto, 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 sapeva molte cose anche più di me, più degli altri. Però poi magari non sa com'è la vita vera, infatti quante volte usciva la domanda su un pochino com'era da noi. Ultima domanda, potrà esserci una distensione con l'Occidente da parte del nuovo regime, ecco. Allora, se ne parla in questi giorni perché a quanto pare si dice che l'attuale presidente Kim Jong-un sia sparito, addirittura sia morto, e dovrebbe prendere il posto la sorella, che si è vista più volte negli ultimi tempi, questa Kim Yo-yong. E pare che sia, quando dicono gli analisti, un po' più aperta verso l'Occidente. Questo non lo so. Sicuramente devo dire che da quando c'è Kim Jong-un, quindi dal 2011, come ho detto prima, se non erro, si è un po' più aperta la situazione, si è un po' più rilassata la situazione, sicuramente a livello interno. Comunque, io sicuramente non posso fare delle previsioni. L'unica cosa che posso consigliare, questo lo consiglio a tutti, e penso se ci saranno se capiterò lo farò anch'io, quello appena
cadrà questo governo, questa cortina fumogena. Appena cadrà questo, è il primo viaggio che bisogna fare, andare subito in Corea del Nord, perché solo lì uno riuscirà a vedere davvero la vita, quello che c'è. Quando crollerà questo castello, davvero tu riuscirai a vedere quello che davvero si c'era dietro questa misteriosa Corea del Nord, perché tante cose poi sono davvero misteriose, molti dettagli non si riescono a capire, perché io poi oltre al viaggio ho sentito anche altre persone che ci sono state, ho letto, ho saputo di persone che ci hanno vissuto perché hanno lavorato nelle ONG o dei programmi speciali, e per molte persone, insomma, molte cose restano comunque un mistero. Va bene, ringrazio Luca Pingitore per queste bellissime notizie sulla Corea del Nord, abituati solamente a vederla dall'esterno. Grazie. Grazie, buonasera.